Un flash mob in piazza San Jacopo qui ad Arezzo per la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, un modo comunque per parlare di tutte le disabilità, ma più che per parlare proprio per comunicare quello che significa questo mondo, soprattutto l'importanza di questi ragazzi di essere connessi a tutti gli effetti, insomma, con la società. Questo è davvero il loro modo di dire ci siamo, e addirittura nelle maglie hanno scritto abbracciami, ti sento. Vogliamo comunicare alle persone autistiche che vi vogliamo bene, sono come dei ragazzi per noi e vogliamo bene a tutti, e questo. Che non si chiudano, perché no, la cosa più... chiudono, ecco, esatto. La cosa questo. Che a volte purtroppo accade quando si parla di autismo. Però. Che messaggio vuoi dare alla città proprio, a coloro che ti ascoltano? Allora, io il messaggio a quelli che mi ascoltano è di continuare per questa strada. Di continuare, insomma, a fare iniziative di questo tipo? Di continuare a fare iniziative di questo tipo, esatto. Noi siamo felicissimi e siamo molto contenti che ci sono tanti ragazzi oggi qua con noi. Ci danno veramente una luce incredibile. Si vede anche, siamo emozionatissimi. Poi ora abbiamo avuto anche una sorpresa dell'ultimo momento, che l'assessore Caremani ci voleva dare un'accoglienza anche ufficiale al Consiglio Comunale insieme ai ragazzi e alle associazioni. Questo ci rende particolarmente felici e speriamo che sia soltanto l'inizio di un percorso molto lungo. Non posso dire mi sono sentito solo, però ogni tanto abbiamo avuto questa sensazione di combattere un po' contro i mulini a vento. Oggi, grazie anche a questa nuova consapevolezza che è un po' dappertutto, ma è molto forte ad Arezzo, di tante associazioni che hanno capito che l'unione fa la forza, che ognuno per le sue competenze, per la sua responsabilità, per la sua forza può, mettendosi un pezzo assieme, può ottenere grandi cose. Se riusciamo anche solo a fare una cosa di quelle che abbiamo in testa per il futuro di questi ragazzi che poi diventano cittadini e persone, è un risultato incredibile. Siamo di fronte ad una problematica di grande impegno come quella dell'autismo, che riguarda bambini e famiglie, la società, lo Stato, quindi dove chiaramente se da parte di tutti c'è un impegno costante nel fare, nel capire, nel darsi una mano, sicuramente i risultati ci saranno. I risultati, come hanno dimostrato le famiglie che sono prese carico del loro bambino facendo tanto per loro, hanno dimostrato che è possibile cambiare la storia di questi bambini.